Ciao a tutti amici del mio canale, oggi vi presento una svuota alla spesa, vi faccio vedere cosa ho comprato in questa giornata. Io vado al supermercato non tutti i giorni, ma ogni volta che mi serve qualcosa, che è finito qualcosa, magari manca la carta, manca il pane, manca la pasta, e poi mano a mano vedo se c'è qualcosa che mi conviene prenderlo per tenerlo lì di riserva per quando finisce ancora un'altra. Allora vi faccio vedere cosa ho preso oggi. Ho preso il pane, ho preso una baguette. E mi piace, è una baguette rustica perché la faccio a pezzettini e poi vado a fare, che ne so, i pomodori e le metto sopra, faccio tipo bruschetta, mi piace tanto. Poi ho preso queste patatine che sono buonissime, io compro al mercato local, non so se da voi esiste o c'è, da noi c'è quello, è quello che più mi trovo e con quello che mi trovo meglio. E ho preso il prosciutto crudo e cotto. Il crudo prendo sempre di Palma perché è quello che mi piace, l'altro è tanto caro, sì, però nell'altro prosciutto ho cambiato ogni tanto e ho trovato dei pezzettini di ossa, non mi fa piacere. Poi ho preso un po' di carne macinata per fare sia il ragù che le polpette, ho preso questo formaggio che era in offerta, 1,45, è un formaggio, un primo sale. Queste sono le mozzarelle della Santa Lucia, poi ho preso i 5 stelle della Samontana, sono 6 coni alla panna, poi ho preso la pasta, questi sono spaghetti agnesi, ho preso poi i ricciolini, ho preso queste qua anche, le penne e poi ho preso queste farfalle. A noi ci piacciono tanto. Poi ho preso la panna fresca, ho preso questa qua panna Elena per fare un tiramisù che voglio fare. Ho preso infatti i savoiardi, però non ho preso quelli della Pavesi, ho preso questa marca che si chiama Vincenzovo, sono sempre savoiardi e mi trovo bene con questi, mi piacciono. Poi ho preso l'uovo che a noi piace tanto, adesso c'è. Poi ho preso il riso scotti, mi trovo bene con questo riso. E una cosa che voglio dire, non so se lo sapete, se lo comprate così, sotto vuoto, solo con la carta, senza il cartone, costa tantissimo in meno. Cioè questo qua costa tipo 1,69€, 1,89€, invece l'altro può arrivare anche a 3€ passa. Con questo pomodoro mi trovo benissimo, sia con questo che con quello della Muti, sono i due che utilizzo sempre perché mi trovo estra bene. E ho preso lo zucchero di canna, io ho preso questo e mi piace tantissimo, io utilizzo solo zucchero di canna. Ho preso queste due della Selex, due pacchettini di olive. Ho preso il latte Granarolo, io il latte prendo quello che è in offerta, non ho una marca precisa, sempre che sia buono. Poi ho preso questo caffè qualità rossa perché ho la macchinetta del caffè, ma lo prendo sempre, lo tengo lì perché quando finisce il caffè le ciarde a volte non ne ho e faccio la caffettiera. E poi la caffettiera la preparo anche il sabato e la domenica quando so che non devo uscire al mattino presto di corsa, mi piace prendermela proprio con comodo e fare la caffettiera del caffè. Poi ho preso questi della Ela, budino al cioccolato, che adesso lo voglio preparare. Sono indecisa se fare questi o fare il tiramisù. Il tiramisù lo voglio fare con la ricetta che ho visto nel canale di Benedetta, fatto in casa da Benedetta, che lei fa un tiramisù con la panna e con il latte condensato. Infatti l'ho preso questo qua. E poi infatti c'è proprio la foto del tiramisù, non l'avevo visto. Poi uniamo praticamente la panna, il latte condensato e poi il mascalpone. E poi si fa la bagna, si bagnano i biscotti nel caffè come sempre e si fa tutto così. E poi ho preso un pesto Barilla senza aglio, rigorosamente, perché i miei non li piace con l'aglio, i bambini. Poi ho preso questi cetriolini sotto aceto che loro amano tanto, le cipolline anche queste qua sotto aceto, e poi ho preso questa ananas, non l'avevo mai preso questa ananas, vediamo se vi faccio vedere bene, e Fattoria dei Sapori, ananas a fette, il naturale, questo è per fare una torta all'ananas che ci piace tantissimo. Poi ho preso una mega anguria
sono enormi questa anguria, però adesso l'altro giorno sono andata a trovare degli amici e me l'hanno data, era dolcissima. Io quest'anno non ho avuto fortuna né con l'anguria né con il melone, ditemi voi se avete avuto fortuna perché erano cattivi, non avevano buon gusto. Invece l'altro giorno questa coppia ce l'ho offerta ed era dolcissima. E poi ho comprato questo risotto della Scotti e c'è anche quello alla milanese. Io prendo questo per me e mio marito perché i funghi i bambini non li mangiano. Per loro le lo faccio. O lo prendo dell'altro gusto alla milanese. Questo qua con i funghi porcini. E quando siamo veloci, che non sappiamo cosa fare, questo si fa veramente 12 minuti pronto e non dovete solo che aggiungere l'acqua. E poi un po' di formaggio e parmigiano. Questi sono delle birre Peroni. Io praticamente d'estate la birra la compro sempre perché magari mangiando la sera fa caldo, ci fa piacere bere un goccino, non beviamo vino, a meno che non sia in un pranzo della domenica o qualcosa del genere. Ho preso questo olio di girasole per friggere le patate, ho preso la farina per le torte, per varie cose. Ho preso le lenticchie perché già volevo fare un po' di lenticchie quando fa tanto caldo, le sele, e ho preso questi fagioli bollotti che mi piace proprio fare il riso fagioli. E niente, questo è tutto quello che ho preso, questa è la mia spesa, spero che il video vi sia piaciuto, commentate se avete trovato qualcosa interessante che vi piace qua e ci vediamo alla prossima. Ciao!